Buongiorno, oggi avevo intenzione di fare un video sulle scoperte archeologiche relative al mondo della Bibbia, tra cui una in particolare molto interessante relativa al patriarca Abramo, ma ho scelto di rimandare perché nel frattempo ho ricevuto delle mail che sono in diretta connessione, diciamo pure casualmente, con il video che ho fatto il 1° di gennaio, che si intitola Speriamo che. E lì formulavo la speranza appunto che il 2023 fosse un anno nel quale si potesse vedere un maggiore ampliamento della visuale, un maggior allargamento delle menti nei confronti di certi temi. Allora ho deciso di condividere con voi, che seguite, siete appassionati a questi temi, condividere con voi queste informazioni che ho ricevuto. Voi sapete che con il dottor Davide Bolognesi, che è un PhD della Columbia University, abbiamo già fatto dei video con il professor Avi Loeb dell'Università di Harvard e che sapete è quello scienziato accademico riconosciuto in tutto il mondo che va alla ricerca scientifica delle prove dell'esistenza della vita extraterrestre. Tra l'altro, sapete che il professor Avi Loeb ha ipotizzato che quel visitatore spaziale, così è stato chiamato e che viene denominato Oumuamua, che è passato nel 2017, diciamo relativamente vicino alla Terra, possa avere una origine artificiale. Ma non solo, lui ritiene che anche un altro chiamato da lui visitatore spaziale che è precipitato nell'Oceano Pacifico nel 2014 arriva dal di fuori del sistema solare e quindi tra i suoi progetti di ricerca c'è anche quello di andare a trovare i resti di questo, fra virgolette, visitatore spaziale. Quindi siamo in un ambito che si allinea a quello che sappiamo sta facendo la NASA già dal 2021, poi ancora nel 2022, ne abbiamo già parlato in altri video, ma appunto questo progetto va oltre perché oltre a cercare le prove scientifiche, cerca di comprendere tutte le implicazioni che potrebbe avere sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista della conoscenza, l'incontro con la intelligenza extraterrestre. Quindi noi siamo continuamente in contatto con questo team, quindi non soltanto con lui, e si stanno verificando delle situazioni che vanno, così come dire, nella direzione di vedere realizzata quella speranza che ho formulato, perché è uscito un libro, Extraterrestrial Intelligence, Academic and Societal Implications, che è curato da Jensine Andreessen e Octavio Jon Torres, che fanno parte del team del progetto Galileo, che è il progetto che appunto ha avviato il professor Avi Loeb, che è un progetto che ha dimensione mondiale e che appunto ha come scopo la ricerca delle prove scientifiche della vita al di fuori della Terra. Questo progetto ha delle implicazioni che sono per me molto interessanti perché coinvolgono ovviamente anche le religioni e di conseguenza i testi antichi. Tra l'altro, la ricercatrice Jensine Andreessen è ingegnere presso la Princeton University, ha un master in antropologia presso la Columbia University ed ha anche un dottorato di ricerca alla Harvard University, quindi insomma direi persona altissimamente qualificata. Vi voglio leggere ciò che ho ricevuto in queste mail ed è questo che mi fa piacere condividere, proprio per l'importanza dei contenuti per chi si interessa di certi temi, cioè della possibilità della vita extraterrestre e della possibilità che in un qualche modo ci siano già stati dei contatti.
Allora, i campi che sono interessati da questa ricerca vanno dalla teoria quantistica, alla fisica teorica e chimica, astronomia, astrofisica, tecnologia spaziale, filosofia, storia, religione, teologia, etica, medicina, salute integrativa. Il progetto è motivato dall'intenzione di sostenere la discussione intellettuale e accademica finalmente, sull'intelligenza extraterrestre e sui fenomeni aerei non identificati, che qui vengono chiamati con la nuova terminologia di UAP. E loro vogliono evidenziare i diversi approcci portati da un gruppo internazionale di accademici con esperienza in molte discipline diverse. Il progetto è guidato anche dal desiderio di inquadrare la questione della intelligenza extraterrestre e degli UAP in modo accademico, ascoltate bene perché questo è interessantissimo, quindi inquadrare in modo accademico piuttosto che consentire alla passività accademica, che è quella alla quale purtroppo siamo abituati, quindi consentire alla passività accademica di relegare l'argomento in un quadro riduzionista, militarista e governativo. Questo è un concetto importantissimo, cioè vogliono uscire da quello che è l'inquadramento tradizionale che o tende a negare o ne fa una questione puramente militare, perché lo vogliono ampliare a tutti gli aspetti sociali della vita umana. Adesso vediamo anche quali sono gli altri obiettivi. Quindi questa Andreessen chiede ai contributori di questo volume di considerare l'implicazione dell'intelligenza extraterrestre e degli UAP per il modo in cui gli esseri umani creano, organizzano, analizzano e trasmettono la conoscenza. Quindi, attenzione, si chiede quindi in che modo gli esseri umani possono potenzialmente imparare dall'intelligenza extraterrestre. E lei stessa dà una risposta, quindi questa ricercatrice, e dice che le implicazioni della ET e degli UAP sono così profonde da suggerire una revisione completa dell'attuale mappa di discipline nell'Accademia. Quindi avere un approccio più creativo per affrontare la miriade di sfide che la società globale deve affrontare. Può anche aiutare l'umanità a evitare il collasso. E in questi ultimi tempi, anni, quante volte abbiamo sentito parlare del collasso dell'umanità per vari motivi, che vanno dai cambiamenti climatici, quindi al rapporto che abbiamo col pianeta Terra, alle guerre, eccetera. Altri contributi nel libro si concentrano sul superamento del concetto storico associato allo studio dell'intelligenza extraterrestre e dell'UAP, anche sulle implicazioni dell'intelligenza extraterrestre avanzata per la filosofia, la religione, la teologia, quindi rivedere anche questi concetti, come discusso appunto da componenti di questo progetto Galileo. E può aiutarci anche a comprendere più pienamente la natura del tempo e la natura della realtà. Negli ultimi anni si è letto molto, si legge molto continuamente del fatto che il tempo è in realtà un'illusione perché è una proiezione della nostra mente, lo spazio stesso è un'illusione perché è la proiezione del nostro modo di rapportarci con questa realtà, realtà o non realtà che ci circonda. Ecco, quindi anche questo fa parte degli obiettivi dello studio della intelligenza extraterrestre. Per
che badate bene, qui non viene mai usata col condizionale, ma sempre in un modo direi quasi affermativo. Quindi ancora di nuovo approfondire la nostra comprensione del tempo, poi passare all'applicabilità teorica del lavoro di David Bohm. Sappiamo che questo fisico nel 1952 ha formulato una interpretazione della meccanica quantistica. E quindi questo studio della intelligenza extraterrestre potrebbe appunto dare una nuova luce a questa teoria quantistica in generale. Tutto questo generato dalla discussione accademica sulla ETI e sugli UAP. Questa diversità di approccio parla della ricchezza dell'argomento e del suo potenziale per arricchire l'esperienza umana. Ecco, quando ho letto queste cose mi è tornato in mente quanto avevo rilevato già in un libro scritto da Armin Kreiner, che è teologo cattolico, docente di teologia fondamentale all'Università di Monaco di Baviera, il quale, parlando appunto degli UAP, allora lui li chiamava UFO, perché quella era ancora la denominazione, dice: nulla ci autorizza a trarre la conclusione che sia lecito ignorare il tema. Secondo questo principio, bisognerebbe porre ad acta l'intero complesso delle questioni teologiche, poiché effettivamente noi non sappiamo se Dio esista, non sappiamo, che è un discorso diverso dalla fede, perché un conto è sapere, altro conto è credere che una certa entità o cosa esista. Sono due concetti assolutamente diversi. E qui naturalmente, quando si parla di scienza, si parla ovviamente della necessità di sapere, cioè di poter provare ciò che si afferma. E poi ancora sempre lui, cioè sempre il teologo, scriveva questo: c'è un punto assolutamente decisivo su cui la fede cristiana e quella negli UFO, e lui parla di fede in attesa appunto di prove scientifiche, sono sulla stessa barca. Anche se abbiamo visto ultimamente in altri video che, diciamo, di documentazioni, fra virgolette, scientifiche, ce ne sono ormai parecchie sull'esistenza di questi UAP, di cui appunto si dice che non si sa ancora cosa sono, ma si dice ormai con una certa sicurezza che non sono di origine terrestre. Ma lui qui parlava ancora di fede. La cosa interessante, tra l'altro, lei quando sente parlare di certi argomenti arriva, e quindi dice che il cristianesimo e la fede negli UFO sono sulla stessa barca. Entrambi dipendono dalla affidabilità di testimoni oculari. Valutare in un caso i relativi racconti come inaffidabili, cioè quelli relativi agli UAP, e nel secondo come affidabili, cioè i testimoni oculari, ad esempio, dei racconti evangelici, è una cosa molto problematica, perché evidentemente si adoperano due pesi e due misure. Se si guarda la cosa in modo imparziale e senza pregiudizi, è bellissimo sentirlo dire da un teologo, il problema diviene ancora più acuto. Innanzitutto, infatti, l'esistenza di rapimenti da parte di UAP è un dato meglio testimoniato di ogni altro evento storico a cui la tradizione cristiana o anche di altre religioni può richiamarsi. Quindi non soltanto si adoperano due pesi e due misure, ma mi sembra che si sia ciechi da un occhio, cioè si guarda le affermazioni della religione cristiana in un certo modo
e alle affermazioni sugli UAP in un altro modo, ma con un atteggiamento assolutamente pregiudiziale. Da una parte c'è necessariamente la verità, dall'altra c'è necessariamente la fantasia e l'invenzione. E lui scrive anche: la realtà degli UAP, ormai li chiamiamo così, è così ben documentata dai testimoni oculari che se si adottasse nei confronti della fede cristiana la stessa misura di scetticismo che è presente nei confronti degli UAP, la stessa fede cristiana andrebbe a fondo. Ma questa non sarebbe l'unica ad essere colpita. I fondamenti stessi di ogni comunità umana lo sarebbero. Uno scetticismo a prioristico, e conosciamo quanti sono coloro che applicano questa categoria dello scetticismo a prioristico, cioè del non credere a priori, dell'escludere a priori. Quindi questa categoria dello scetticismo a prioristico che mettesse sistematicamente in dubbio l'affidabilità delle testimonianze umane avrebbe delle conseguenze gravi e incalcolabili per la società umana, distruggendone le fondamenta. E qui mi richiamo a ciò che dice un altro degli appartenenti a questo team di ricerca. Ron Nakasone è un docente ricercatore della Graduate Theological Union, che è una università di Berkeley, che è un esperto di discipline orientali e che scrive che, a differenza del cristianesimo, per esempio, la nozione buddista di Pratityasamutpada, con la sua visione multicentrica, in realtà mette in evidenza un'apertura a imprevisti e anomalie, che invece questa apertura non è prevista nella religione cristiana. E a proposito di questo, Ron Nakasone è un giapponese, ma quante volte abbiamo detto che, ad esempio, nelle antiche e anche moderne religioni dell'estremo oriente, induismo in particolare, si parla con assoluta tranquillità di oggetti volanti che hanno solcato i cieli nel passato, guidati da entità intelligenti. Cosa che qui da noi è assolutamente proibito fare, perché immediatamente si viene o si veniva tacciati di essere, nella migliore delle ipotesi, delle persone ricche di fantasia. Adesso un po' meno, soprattutto dopo ciò, le decisioni che ha preso la NASA e dopo le aperture che sono state fatte nei confronti anche del Congresso americano, ma di cui abbiamo già parlato in altri video precedenti. Cioè, il buddismo è molto più aperto rispetto a ciò che appunto può essere considerato e viene considerato a prioristicamente anomalia inaccettabile. Invece, come diciamo sempre, dobbiamo avere le menti assolutamente aperte, perché l'inatteso è sempre dietro l'angolo. E se si rimane con le menti aperte e con il dubbio, si vive molto più sereni, perché vivere nel dubbio significa non essere costretti ad affermare delle verità che tra l'altro non si è in grado di provare, così come ovviamente avviene nelle religioni. E allora questo testo vede l'apporto di numerosi accademici. Ed è questo l'importante, ed è questo che secondo me apre l'animo all'ottimismo, apre l'animo a quella speranza che formulavo appunto nel video che ho fatto il 1º gennaio. Perché oltre a David Loeb, che ormai conosciamo, abbiamo Chris Impey, che è dell'Università dell'Arizona, David Loeb, Newberg, che è della Harvard, anche lui, della Harvard University, Ted Peters del Pacific Lutheran Theological Seminary, Ayant Kayal della Julius Maximilian Universität di Würzburg in Germania, Michael Reis dell'University College London Institute of Education. Quindi siamo di fronte veramente ad un movimento
del mondo accademico che si sta aprendo a queste idee, comprendendo soprattutto le implicazioni che questo avrebbe nello sviluppo intero dell'umanità e ci libererebbe da tutta una serie di condizionamenti all'interno dei quali noi siamo costretti a vivere, all'interno dei quali noi siamo legati da chi detiene il potere e da chi, ma questo lo dico io sotto mia personale responsabilità, non lo faccio dire a loro, da chi detiene la conoscenza ma volutamente la tiene nascosta. Quindi dobbiamo essere assolutamente ottimisti, rimanere aperti, rimanere attenti agli sviluppi di queste ricerche che hanno carattere e fondamento assolutamente scientifico e visto che abbiamo la fortuna di essere in contatto continuo con questo progetto Galileo, con il team e chissà, proprio con questa ricercatrice, la Jensine Andreessen, ci potrebbero essere degli sviluppi e qualora ci fossero o quando ci saranno, vi assicuro che vi terrò aggiornati. Ciao, grazie e alla prossima!